Oggi è il 13 maggio, è una grande festa mariana. Tutti oggi preghiamo e veneriamo e ricordiamo la Madonna di Fatima, la sua prima apparizione a Fatima. E oggi vorrei rievocare con voi il grande amore che Padre Pio aveva per questa, per la Madonna di Fatima. Una devozione che è ben descritta dai suoi biografi e dalle cronache. Ricorderete che il 5 agosto del 1959 la Madonna di Fatima arrivò in pellegrinaggio anche a San Giovanni Rotondo. Questa statua molte volte lo vedete anche attraverso i filmati della nostra televisione, questa statua che viene portata in elicottero in tutti i capoluoghi delle province d'Italia, però si fece anche un'eccezione appunto proprio per Padre Pio e la statua arrivò a San Giovanni Rotondo. Questo arrivo fu preparato proprio da Padre Pio con delle brevi catechesi. E in quel periodo, nell'agosto del 1959, Padre Pio era molto ammalato. E durante quella settimana Padre Pio delle volte non poteva nemmeno scendere in chiesa. Ma sentiamo un po' il racconto di quel giorno. Il racconto di quel 6 agosto 1959, quando Padre Pio, proprio perché la Madonna è arrivata a San Giovanni Rotondo, scende in chiesa e scendendo in chiesa si ferma più volte perché proprio non ha forze, è molto malato. Padre Pio aveva un tumore non ai polmoni, ma alla pleura. E quale gesto di amore? Padre Pio scende e dona alla Madonna di Fatima, con tutta la tenerezza del suo cuore, la corona del rosario. La statua, poiché Padre Pio non riesce a muoversi per poterla baciare, la statua viene abbassata dai suoi confratelli fino al viso di Padre Pio, che finalmente la bacia teneramente. E Padre Pio, l'innamorato di Maria, il sacerdote innamorato di Maria. E 44 anni prima, scrivendo a Padre Agostino, Padre Pio, proprio dimostrando i suoi sentimenti verso la Madonna dell'Immacolata, diceva: «Vorrei una voce sì forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna, ma poiché ciò non è mio potere, ho pregato e pregherò il mio angiolino a compiere per me questo ufficio». Ma torniamo al 14 o forse al 15 agosto 1959, nel pomeriggio, quando l'elicottero con la Madonna si alza in volo per lasciare appunto San Giovanni Rotondo e si alza dalla casa Sollievo della Sofferenza. Padre Pio è affacciato alla finestra della chiesa, del coro della chiesa, e l'elicottero gira, compie tre giri esattamente attorno alla piazza del santuario gremita di fedeli e poi doveva dirigersi verso la terra di Sicilia. Ma quando la Madonna sta per andare via, Padre Pio, commosso, si rivolge alla Madonna con un breve lamento e dice: «Madonna, mamma mia, sei entrata in Italia e mi sono ammalato. Ora te ne vai e mi lasci ancora ammalato». Così dice Padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, appunto nel suo diario. In quello stesso istante
Padre Pio avverte un brivido scorrere per tutta la persona e dice ai suoi frati, a chi gli era vicino, io sono stato guarito, la Madonna mi ha guarito. Difatti, alcuni giorni dopo, dei medici che lo andarono a trovare diagnosticarono la sua completa guarigione. E anche noi oggi vogliamo dire alla Madonna di Fatima, Madonna mia, Madonnina mia bella, aiutaci e proteggici. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.